Salve, grazie di esserci. 23 gennaio 2025 è il compleanno, sono i 18 anni di vita del quotidiano L'Attacco. Entriamo nell'età adulta, diventiamo grandi. Prima del 23 gennaio faremo un sacco di cose. La prima è questa, che parte ufficialmente domani. Una campagna di comunicazione per la nuova stagione di abbonamenti al quotidiano, sia nella versione cartacea che nell'edizione online. È la prima volta che lo facciamo in questa maniera, eh? Questa è un'operazione molto molto seria che ha appunto come orizzonte il 23 gennaio del prossimo anno, che è un primo step, dicevo prima. Che cosa sarà questa campagna di comunicazione che parte domani? Una carrellata di volti, di gente comune, operatori culturali, professionisti, imprenditori, amministratori della cosa pubblica. Una carrellata di volti, di gente che dice: io mi abbono al giornale perché? Per tre ragioni. La prima, perché pensa che L'Attacco sia un presidio di autorevolezza, perché crede nell'informazione di qualità, perché sa che i giornalisti dell'Attacco fanno questo mestiere 24 ore su 24, non sono iscritti a questo, a quel clan, questa o quella congrega legata al personaggio politico, al potente di turno, eccetera. Ma fanno questo mestiere in autonomia perché chi vi parla garantisce l'autonomia dell'impresa editoriale e giornalistica. L'autonomia. Ma l'informazione di qualità è anche altro, è anche un approccio al mestiere. Per esempio, non consumare un evento, non consumare un accadimento, ma provare a leggere un fatto nella sua dinamica temporale, nella sua traiettoria temporale, che significa che c'è un prima e un dopo, che determina la complessità di quell'accadimento. Guardate che non è semplice, perché tutti sono abituati a un'idea a morti e fuggi, a una, come dire, un approccio consumistico, diciamo così, dell'evento. E invece noi ci ostiniamo a pensare che la complessità vada rispettata, vada raccolta, vada raccontata, non liquidata. Noi non liquidiamo le cose, ok? Ma l'informazione di qualità è anche la nozione di verità. Quante volte l'ho detto? Chi fa questo mestiere è uno statuto diverso di verità. La nostra verità è una verità diversa da quella giudiziaria, da quella storica, da quella ontologica, da quella metafisica. Abbiamo una nozione di verità molto più problematica, molto più complicata. Perché pensiamo che appunto la verità sia qualcosa di laico, sia un rompicapo, sia una trama dalla struttura labirintica, sia, come dire, un mosaico le cui tessere si rinvengono con grande fatica. E soprattutto queste tessere non ce le danno, non ce le danno le fonti ufficiali, ce le dobbiamo andare a trovare. E ogni volta che ricomponiamo un mosaico abbiamo, come dire, arriviamo, approdiamo a un esito di verità magari imprevisto, che rompe gli schemi. Allora, mettete insieme tutto questo e tutto questo complesso di convincimenti fa un'informazione autorevole, quella dell'Attacco. Chi si abbona al quotidiano L'Attacco pensa che ci sia il timbro, il bollino dell'autorevolezza. Ma chi si abbona alla nostra testata lo fa anche, seconda ragione, perché è amica del direttore. E questo è un problema vero. Nel senso che, quanti amici a chi vi parla? Cosa ha costruito e cosa resta di questi 30 anni di mestiere? Perché ho resistito e rilanciato ogni volta e mi guardo intorno e non trovo nessuno della mia generazione, di quella che viene prima e di quella che viene dopo? È un tema. Quando smetterò? È un tema. Comunque, chi si abbona sa che, come dire, c'è anche questo, insomma, c'è anche, come dire, una sorta di consonanza anche solo emotiva
con chi vi parla. Però alla fine c'è una terza ragione, quella anche più bella, intrigante, suggestiva, e cioè che il nostro lettore si ostina a pensare al futuro, si ricorda del futuro più di ogni altra cosa. È una splendida citazione di Salvatore Dalì, che io ho pensato sempre di declinare in questa maniera. Cioè penso che, nonostante le fatiche, le sofferenze di questi 30 anni, nonostante anche l'asprezza, la radicalità della critica all'esistente, che appartiene a chi è contropotere, cioè a chi fa informazione, e quindi a tutte le ferite che non si sono rimarginate, ok? Ebbene, nonostante tutto questo, noi abbiamo avuto sempre come bussola, come stella polare, il cambiamento, l'ottimismo. Cioè pensiamo che da qualche parte, in questa città, in questo territorio, c'è alla fine chi la pensa come noi, chi si rimbocca le maniche come noi, chi prova a modificare l'ordine delle cose come noi. E alla fine il giornale, questa grande scommessa di tenere in rete, di scoprire e di raccontare naturalmente chi prova a cambiare l'ordine delle cose. Ricordarsi più di tutto del futuro. Perché guardate, c'è una cosa, e questa è una cosa che avrei voluto dire io sostanzialmente, invece non la dico io. Ma la dice un grandissimo Abramo Lincoln, che diceva che la migliore cosa del futuro, sapete qual è? La migliore cosa del futuro è che arriva un giorno alla volta. La migliore cosa del futuro arriva un giorno alla volta. Come un quotidiano, come quello che facciamo noi. E che cosa arriva ogni giorno che facciamo noi? Cosa seminiamo ogni giorno? Sapete che cosa seminiamo? Un dubbio, una domanda in più, un'angolazione diversa delle cose, un brivido di memoria. Un quotidiano è questo. E giorno dopo giorno, verità sedimentate, stratificate, mostrano la loro fragilità. E magari erano verità al servizio del potere. E proviamo a modificare, a scalfire verità apparentemente immodificabili. Ecco, un quotidiano cartaceo penso che sia essenzialmente questo, o che serva essenzialmente a questo, a costruire opinioni pubbliche consapevoli, colte, avvertite. Ce la faremo ancora? Una scommessa. Intanto godetevi da domani i volti. Chi si sente vicino al giornale, chi ci crede e chi rischia con noi. Grazie, alla prossima.